mio lavoro diciamo, è un lavoro che non ha un obiettivo unico, cioè, o meglio, ne ha uno solo, che è l'uomo, ed è la felicità dell'uomo. Questo è l'unico obiettivo vero che c'è. Per cui mi interessa l'uomo in tutti i suoi molteplici aspetti. Mi interessa molto, come dire, la casa, per esempio, è il luogo che identifica proprio. È il luogo in cui uno va a trovare se stesso in qualche modo. Per cui questo rapporto con la casa che è costantemente mutante, diciamo che l'ho sottoposto a molti stress, questo luogo della casa, dell'abitazione, dell'abitare, dello star dentro, quindi del costruirsi il nido, costruire questa cosa, che è anche molto pubblica però, per cui mi interessa questa cosa in cui appunto l'abitazione è il luogo in cui uno trova se stesso in rapporto agli altri. Quindi questo è un aspetto, poi ci sono molti altri aspetti che mi interessano, tipo appunto l'architettura, ma non solo, mi interessano i contenuti, mi interessa far sparire, questo è un po' il tema dell'ultima mostra, far sparire il sottofondo, il brusio, le urla costanti in cui siamo sottoposti in qualche modo. Quindi questo attenuare questo momento di silenzio in cui uno recupera e trova una dimensione. E quello che mi interessa poi molto sono i rapporti, vale dire l'incontro con le persone, cioè le relazioni umane. Le relazioni umane che sono sempre dettate da un incontro, da un momento, cioè non c'è una pacificazione, ma c'è qualcosa che si mette in crisi, qualcosa, si trova un nuovo ordine, ci si sottopone a una revisione, a un reset e quindi si ricomincia ogni volta che si incontra qualcuno. E questa la trovo una cosa, come dire, una pratica meravigliosa dell'uomo, proprio perché uno cresce in relazione agli altri. Io uso molto spesso una parola che è Ubuntu. L'Ubuntu è una pratica ed è una parola sudafricana in cui il concetto che si esprime è il fatto che io esisto perché gli altri esistono. Cioè noi siamo degli animali sociali, non degli individui solitari. E la nostra esistenza, la nostra pienezza è in rapporto agli altri. E quindi attraverso queste relazioni, questi incontri, queste cose, nelle mie opere cerco appunto di affrontare questo nodo. Ecco, un'altra dimensione importante per me sono le opere pubbliche, dove diciamo, i codici non sono quelli, cambiano, perché inevitabilmente cambiano rispetto alle opere per gallerie o per musei. Per collezionisti, diciamo che per le opere più private, cambiano perché cambiano letteralmente i codici di confronto, i codici di apertura, di raffronto, di incontro. E in queste opere pubbliche cerco sempre, come dire, di prendere per mano le persone per andare da qualche parte insieme, o mi faccio prendere per mano, cioè nel senso che si va insieme, ecco, è una pratica dell'andare insieme verso qualcosa, dell'attraversare, del muoverci, e questo è, diciamo, sono alcuni aspetti abbastanza importanti che si trovano sempre, insomma. La profondità credo che sia, diciamo, una mancanza forse del contemporaneo, a cui però, insomma, io credo che alcuni si stiano anche così, costruendo un baluardo a questa cosa, ecco, e quindi costruire una profondità nel contemporaneo, in questa cosa che appare, che viviamo. Il contemporaneo è fatto di un costante andamento, di un processo continuo, del non fermarsi, però in tutto questo c'è anche una profondità. Ecco, non tutto come dire, si vive e si consuma sulla superficie. Alcune cose restano, cioè per questo la casa è qualcosa che costruisce una profondità. Io ho fatto, diciamo, degli studi non accademici, per cui provengo al mondo dell'arte da studi totalmente diversi, che sono da una parte studi di ingegneria, dall'altra studi di filosofia. Per cui questo
interesse e questa attenzione per me sono fondamentali. Cioè, anche quando cerco, tra virgolette, la bellezza dentro l'opera, per me la bellezza è etica. Cioè, nel senso che costruisce una corrispondenza in qualche modo interiore dell'essere. L'impegno è fondamentale. Cioè, ogni artista, secondo me, soprattutto oggi, non può esimersi dal non essere impegnato, dal sapere che il suo segno, il suo oggetto, cioè ciò che fa, deve essere anche in qualche modo modello di un mondo possibile. E quindi, se un mondo deve essere possibile, deve avere una sua coerenza, in qualche modo, un suo impegno. Chiaramente questo tempo ha molteplici aspetti, alcuni artisti sono più impegnati, altri meno. Ce ne sono alcuni che hanno scelto una certa strada, diciamo che è una strada in sé non commerciale, però che in cui il valore dell'arte viene definito più dalla monetizzazione che non da cosa sta portando sul piatto dell'umanità. Ce ne sono altri invece che lavorano più su altre sfere. Allora, da questo punto di vista, il contemporaneo ha, cioè l'oggi ha varie facce, però io credo che non ci si possa, come dire, non si può star fuori dal contemporaneo. Anche uno che fa il classico è contemporaneo, magari è fuori dal tempo, però come facciamo a non dire che è contemporaneo? Poi cosa rimarrà di oggi, di tutta questa arte, questo non lo sappiamo. Cioè lo sapremo. Cioè, ognuno di noi, come dire, cosa sia l'arte è una faccenda sempre molto complicata. Cioè, ognuno di noi ha un'idea di arte e cerca di lavorare per, come dire, per farla emergere, per renderla visibile, per renderla accessibile, per spargerla nel mondo. Cioè, lo studio è il luogo operativo, in qualche modo, il luogo operativo dove io ho ancora uno studio, diciamo così, vecchio stampo, insomma, in cui lavoro dentro e realizzo le opere. Anche se molto spesso mi avvalgo di personaggi, professioni esterne, totalmente esterne. Oltretutto, per esempio, sopra, come hai visto, c'è un Alberto Grassi, che è un designer, per cui ci sono collaborazioni non tanto su delle opere, ma sui pensieri, sulle elaborazioni, perché a me interessa sempre avere scambi e apporti di persone che pensano in altro modo, semplicemente dato dalla professione. Nelle mie opere spesso faccio intervenire magari un ingegnere, magari un letterato, magari professioni diverse, che vuol dire mondi diversi, pensieri diversi, modi di percepire e concepire il mondo in maniera diversa. Ma io credo che il mondo sia uno e dobbiamo, come dire, ecco, mi interessa mettermi insieme ad altri, fare il percorso con altre persone. Il mondo è uno solo, poi, alla fine, e lo dobbiamo costruire noi.